siamo alla retrospettiva su Franco Cerino dal titolo Interpretazioni, una sorta di sintesi, io l'ho chiamata retrospettiva, che rappresenta, diciamo, la summa e il meglio della produzione artistica sul pittore Franco Cerino. L'importanza dell'opera di questo omaggio a Leonardo, la Vergine delle Rocce di Londra e la Madonna del Granduca di Raffaello. E questa tecnica mediale non è nient'altro che un tessuto, una patina, una lente di ingrandimento che crea un collante tra un rapporto con il passato, con la grande arte classica e la modernità. Poi abbiamo anche una citazione su quello che potrebbe essere uno stile che riferisce un po' a Modigliani, come i ritratti dal collo lungo, che sono una rappresentazione dell'eleganza femminile, ecco, da questo punto di vista, oppure la rappresentazione del movimento. Ci interessava, ecco, far vedere l'abilità, ecco, nel rappresentare il movimento, quindi attraverso l'opera, ad esempio esercizio numero 3, ci ricorda uno stile e un punto di riferimento alla Degas, ma ci ricorda anche la pubblicità della Fandango. Quindi ci sono elementi della contemporaneità, della modernità, e quindi c'è sempre un legame con il classico, con il passato, ma c'è anche molto della modernità che è determinata dal suo essere grafico pubblicitario. Quindi questo è un po' il carattere innovativo della mostra.